Ciao Mellon, io sono Ste, l'aspirante elfo, e ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa essere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Oggi parliamo di Gollum. Volevo parlarne prima che arrivasse il periodo natalizio perché mi sembra un po' macabro trattare Gollum a dicembre. Il mio primo approccio con questo personaggio è avvenuto ovviamente tramite i film e dato che in quel periodo ero piccola, la prima volta che l'ho visto nella Compagnia dell'Anello devo ammettere che mi ha fatto un po' paura. Ovviamente crescendo poi ho iniziato a vederlo sotto un'ottica diversa e devo dire che è un personaggio rivoluzionario per il mondo del cinema perché muovendo i primi passi nella motion capture si è riusciti ad avere i videogiochi che abbiamo adesso e quindi grazie Peter Jackson per questo regalo che ci hai fatto per avere dei videogiochi così bellissimi grazie alla tua innovazione, quindi grazie PJ. Mentre nell'ambito letterario ho incontrato per la prima volta Gollum tramite il libro dello Hobbit e quando ho letto per la prima volta il capitolo in cui Bilbo incontra Gollum per la prima volta ero molto gasata e elettrizzata perché comunque si vedeva Sméagol in un'ambientazione diversa rispetto al Signore degli Anelli e comunque quando ho letto lo Hobbit ancora il film non era uscito, quindi ho potuto godermi appieno il libro senza essere influenzata dalla catastrofe di Peter Jackson. Poi successivamente ho avuto modo di approcciare lo Sméagol, il Gollum, nell'ambito del Signore degli Anelli e devo dire che all'inizio, la prima volta che l'ho letto, l'ho trovato un po' inquietante perché comunque è un personaggio difficile da capire, è un personaggio con cui è difficile entrare in sintonia, riuscire a comprendere che cosa può passargli nella testa e quindi prevedere un minimo le sue mosse perché comunque la sua dualità, il suo dualismo è davvero molto imprevedibile e quindi in un primo momento mi metteva un po' soggezione. Poi ovviamente rileggendolo ho iniziato a comprenderlo molto di più, a capire la sua psicologia, a riuscire a mettermi un po' più nei suoi panni e quindi a vederlo più o meno come potrebbe averlo visto Frodo nel corso della vicenda. E quindi a comprendere il motivo per cui lo trattava in quella determinata maniera, ma allo stesso tempo comprendendo anche come mai Sam decide di trattarlo in una maniera completamente diversa rispetto a Frodo. E devo dire che comunque come personaggio nel film è abbastanza fedele, soprattutto nel film dello Hobbit. Nel Signore degli Anelli però purtroppo è affetto dalla stessa patologia che ha toccato Boromir e Faramir e quindi vi è stata una traslatazione di certe scene o comunque di certi eventi o di battute che hanno reso l'interpretazione del personaggio leggermente diversa rispetto al libro. Per quanto riguarda Gollum invece, questa interpretazione leggermente diversa nei film avviene principalmente per via di una modifica nell'evoluzione del personaggio. Perché nel libro siamo abituati a vedere nelle due torri all'inizio la dualità tra Sméagol e Gollum, per poi avere a che fare con uno Sméagol. Solo successivamente nel Ritorno del Re abbiamo a che fare di nuovo con uno Sméagol Gollum. Mentre nei film questo suo cambiamento, questa sua evoluzione avviene tutta e concentrata tutta all'interno del secondo film. E ciò avviene perché Peter Jackson ha dovuto modificare il personaggio di Faramir. Dico, ha dovuto per le ragioni collegate alla cinematografia. In caso ti sei perso il video, puoi trovarlo qui sopra. Quindi è legato principalmente a questo cambiamento di Faramir che ha avuto una specie di effetto farfalla sul personaggio di Gollum
e di Frodo. Tutto ciò avviene principalmente nella scena dello stagno proibito, dove Sméagol si sente tradito da Frodo per via delle azioni di Faramir, perché Sméagol non riesce a comprendere perché gli uomini di Faramir lo trattano in una determinata maniera. Una volta sentitosi tradito da Frodo, alla fine delle due torri vediamo Gollum che prende di nuovo il sopravvento su Sméagol. Mentre nel libro è molto diverso il trattamento che ha Faramir nei confronti di Gollum, perché comunque sì, è severo, ma non arriva mai alle mani e comunque permette a Frodo di spiegargli e comunque lo mette sotto una luce completamente diversa piuttosto che farlo vedere come un tradimento come avviene nel film. Mentre nel libro questo cambiamento avviene nel terzo libro e per mano di Sam, nella scena in cui Sam, Frodo e Gollum si trovano a percorrere le scale di Kiri Tungol e durante una sosta Sam, risvegliandosi bruscamente, tratta male Sméagol che stava cercando di fare una carezza a Frodo, una carezza che avrebbe sottolineato un pentimento e un cambiamento ulteriore nei confronti di Sméagol. Avrebbe significato un consolidamento della fiducia che vi era tra Sméagol e Frodo. E quindi venendo trattato male e bruscamente da Sam fa sì che questa fiducia si sgretoli, così da perdere per sempre il personaggio di Sméagol, facendo tornare alla ribalta il dualismo Gollum-Sméagol. E devo dire che come scena è molto più toccante quella del libro rispetto a quella del film, perché comunque vediamo un personaggio tormentato del calibro di Sméagol in cerca di affetto, un minimo di calore, che cerca soltanto una vicinanza ancora maggiore nei confronti del proprio padrone per poi non riuscire ad averla e quindi riuscire soltanto ad ottenere un allontanamento maggiore e ogni speranza di salvezza distrutta. Mentre nel film sì, fa pena perché comunque viene trattato come bestia da macello, però più che pena, a parer mio, ti fa salire la frustrazione del fatto che Frodo, fai qualcosa, devi pur cercare in tutti i modi di farti capire al meglio, perché comunque lo stai salvando, gli stai salvando la vita. Almeno questo è quello che penso io ogni volta che vedo quella scena e dico: dannazione Frodo, fai qualcosa, dai poverino, o comunque Faramir, che cavolo fai? Arrivati a questo punto viene spontaneo dirsi: sì, vabbè, però anche se c'è questa differenza il finale è sempre lo stesso, l'anello viene distrutto grazie o per via di Gollum. Quindi era davvero importante mostrare il pentimento di Gollum? A parer mio la risposta è un ni. Per Tolkien sì, perché comunque il professore reputa quella scena una delle più importanti, perché in quella scena vi è la concentrazione della pietà e comunque possiamo vedere i frutti della compassione che Frodo ha riversato su Gollum. Mentre sentiamo nell'ottica di Peter Jackson e quindi della sceneggiatura, mostrare il pentimento di Gollum non era del tutto indispensabile, perché comunque Peter Jackson ci voleva mostrare maggiormente la potenza e la malvagità dell'anello, cosa che di fatto è riuscito nell'intento. E quindi dalla decisione che hanno preso i due autori ci passano messaggi completamente diversi. Il professore ci vuole comunicare che trattare con compassione qualcuno di meschino, qualcuno che non sopportiamo o a fatica ci sta simpatico, o che nella quotidianità riusciamo ad avere compassione anche con una persona che è negativa, riusciamo a portare dei benefici inaspettati, modificare gli eventi in una maniera positiva, mentre se ci rivolgiamo negativamente possiamo soltanto allontanare di più la persona da noi o farle perdere la speranza di una
ipotetica salvezza di qualsiasi tipo, mentre Peter Jackson voleva comunicarci che il male è infimo e genera discordia, cosa che comunque vediamo in diverse scene nell'arco della storia e soprattutto vediamo alla fine del film, perché infatti questo cambiamento ha generato due diversi finali. Il finale di Peter Jackson, che vede la distruzione dell'anello avvenuto tramite una discordia, la colluttazione tra Frodo e Gollum per la supremazia sull'anello ha portato alla sconfitta di entrambi, perché comunque anche Frodo stava per cadere nella voragine del fato ed è grazie all'aiuto di Sam che riesce a salvarsi. Mentre con il finale del professore ci viene mostrato che la salvezza avviene grazie a piccoli e continui atti di compassione che fa sì che la provvidenza agisca in favore del bene. Quindi i finali sono strettamente legati ai messaggi che entrambi gli attori volevano comunicare tramite quella particolare scena. Quindi vedi un po' te come un piccolo cambiamento può stravolgere completamente l'interpretazione e i messaggi che dai. Effetto farfalla. Quindi secondo me sarebbe stato carino vedere quella scena nei film, però capisco anche che la scelta di Peter Jackson era più focalizzata su un altro aspetto e quindi capisco la scelta che ha fatto. Quindi non so decidere pienamente se è una scelta giusta o sbagliata quella di Peter Jackson, se è una differenza drastica. Entrambi i Gollum sono affascinanti. Nel film vedi cosa puoi arrivare a fare per un tradimento e per riuscire a conquistare questo tuo desiderio malato, mentre nel libro vedi cosa puoi arrivare a fare per un desiderio malato che ti trascini da tutta una vita. Quindi sono entrambe due rappresentazioni molto affascinanti e non saprei cosa decidere. Quindi fammi sapere tu cosa ne pensi, se per te è davvero importante rappresentare questa scena in particolare o se va bene anche così che non l'hanno rappresentata. Fammi sapere la tua, perché sono molto curiosa. E con Gollum è tutto. Io ringrazio fortemente i miei Mellin di Brea che supportano grandemente il mio canale. Vi voglio tanto bene, ragazzi, quindi grazie tanto per la vostra collaborazione. Ovviamente tu Mellon, se vuoi scoprirli, trovi il link in descrizione. E se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao tesoro!